La Federazione Italiana Cuochi festeggia 50 anni di storia in un modo particolare. Vediamo con Bruna Fattenotte. Una sfilata che ha incuriosito i tanti turisti che oggi affollavano i fori imperiali. Cappello da chef e divisa candida. Sullo sfondo del Colosseo un esercito di oltre 1000 cuochi arrivati da tutta Italia e non solo. Appuntamento nel centro di Roma per festeggiare un anniversario speciale, i 50 anni della Federazione Italiana Cuochi. Un evento molto importante perché rappresenta la storia non solo dei cuochi ma anche della cucina italiana, dove si è parlato anche di prodotti tipici, di storia di quelli che sono la nostra produzione agroalimentare. Eccellenza italiana. Un flash mob con scatto all'altare della patria e un incontro al Campidoglio per quello che è una ricorrenza ma anche l'occasione per riflettere sul mestiere. Cuochi come sentinelle del Made in Italy a partire dalla garanzia sui prodotti nazionali ma anche ambasciatori del gusto in tutto il mondo. Quest'anno è l'anno del cibo italiano e quindi è fondamentale andare a promuovere la sana alimentazione e la cucina italiana nel mondo. Festa grande per i cuochi italiani che sfilano tra l'altare della patria e il Colosseo. Un giusto riconoscimento per la Federazione Italiana Cuochi che celebra i 50 anni di attività. Una categoria importante che contribuisce in modo determinante a far conoscere in tutto il mondo il Made in Italy agroalimentare e vitivinicolo. Un settore. Sono arrivati a Roma da tutta Italia cappelli da chef e divise candide. Oltre 1000 cuochi hanno sfilato questa mattina nella capitale per festeggiare un anniversario speciale, i 50 anni della Federazione Italiana Cuochi. Flash mob all'altare della patria e incontro poi al Campidoglio. Una ricorrenza ma anche l'occasione per riflettere sulla storia e il ruolo dei cuochi. Non solo ambasciatori del gusto ma anche sentinelle del Made in Italy nel mondo. Una sfilata che ha incuriosito i tanti turisti che affollavano i fori imperiali. Cappello da chef e divisa candida. Sullo sfondo del Colosseo un esercito di oltre 1000 cuochi arrivati da tutta Italia e non solo. Appuntamento nel centro di Roma per festeggiare un anniversario speciale, i 50 anni della Federazione Italiana Cuochi. Un evento molto importante perché rappresenta la storia non solo dei cuochi ma anche della cucina italiana, dove si è parlato anche di prodotti tipici, di storia della nostra produzione agroalimentare, l'eccellenza italiana. Un flash mob con scatto all'altare della patria e un incontro al Campidoglio per quello che è una ricorrenza ma anche l'occasione per riflettere sul mestiere. Cuochi come sentinelle del Made in Italy a partire dalla garanzia sui prodotti nazionali ma anche ambasciatori del gusto in tutto il mondo. Quest'anno è l'anno del cibo italiano e quindi è fondamentale andare a promuovere la sana alimentazione e la cucina italiana nel mondo. Cuochi festeggia mezzo secolo in Campidoglio, 500 i cuochi in giacca bianca per promuovere il buono e il bello del Lazio e del nostro paese. Sentiamo Nazaro Basile. Mezzo secolo in cucina. La Federazione Italiana Cuochi, in occasione del suo 50° anniversario, ha messo in tavola l'essenza culinaria del nostro paese. I festeggiamenti questa mattina nella capitale. Nel Lazio abbiamo dalla carbonara, la matriciana, la trippa. Sono tantissimi piatti che il mondo ci invidia e spesso noi cuochi non ci rendiamo conto di quanto sono importanti per gli stranieri. Per l'occasione è stato creato un piatto celebrativo, uno spaghetto tricolore che rappresenta la bellezza gastronomica del nostro paese. Questa mattina 500 chef si sono dati appuntamento all'Altare della Patria a Piazza Venezia per una photo opportunity. L'associazione nata nella capitale nel 1968 conta a Roma 700 iscritti, 20.000 i soci in tutta Italia, 15 le delegazioni all'estero. La cucina regionale del Lazio e quella romana in particolare, che rappresentano nel panorama nazionale una cucina veramente molto importante, hanno delle finestre attraverso la Federazione Italiana Cuochi nelle delegazioni estere. Nella sala Plutomoteca in Campidoglio sono stati consegnati 300 riconoscimenti alla carriera ad altrettanti cuochi che hanno contribuito con la loro arte a diffondere il gusto della tradizione culinaria italiana.